Cari concittadini, buongiorno. Mi ero ripromesso nei giorni scorsi di tornare insieme a voi per formulare un augurio in prossimità della Santa Pasqua. Io sono qua per porgere degli auguri, auguri fatti di speranza e di possibilità vera che ci si possa trarre fuori da questa situazione difficile. Prima di procedere a formulare una serie di comunicazioni e gli stessi auguri di cui parlavo, sento il dovere di formulare una serie di ringraziamenti. Ringraziamenti innanzitutto a tutti voi per la compostezza, il rispetto delle norme e la saggezza che avete dimostrato in questi 40 giorni di assoluta chiusura dal mondo intero. Devo dire che questo è un motivo di speranza, speranza che insieme ce la si possa fare. Io nel ringraziare tutti voi ho bisogno anche di esternare dei ringraziamenti innanzitutto alla giunta municipale, a tutti gli assessori che mi hanno coadiuvato, che hanno svolto un lavoro egregio, al Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Rosselli, l'intero Consiglio Comunale, tutti i consiglieri sono stati prodighi di consigli, di ausilio, anche di critica, però io le ho accettate bene perché le critiche costruttive sono sempre bene accette e di queste bisogna farne tesoro. Devo ringraziare altresì tutti i capisettori che si sono spesi in questo momento difficile, i dipendenti comunali che pur lavorando a distanza abbiamo introdotto lo smart working, il lavoro a domicilio che ha dato i suoi frutti. Questo è stato oggetto di una apposita deliberazione della Giunta che è stato posto in essere dall'opera fattiva dei capisettori Genovese, Pallarita, che si sono prodigati molto in questa fase difficile. Devo altresì ringraziare quelli che sono stati più in prima linea di altri, tipo la Protezione Civile, il Coordinamento Comunale, presieduto dal geometra Pellegrino, la Polizia Municipale, presieduta dal Comandante D'Alessandro e tutto il corpo che ha lavorato H24 senza soluzione di continuità. Importante è stato pure il ruolo del caposettore dei servizi finanziari, il dottore Daidone, che ha lavorato incessantemente senza recarsi a casa da oltre 40 giorni. Lui, come voi sapete, vive a Siracusa e nonostante tutto ha assicurato una presenza costante e assidua e ci ha consentito di poter approvare gli atti deliberativi necessari a fare quello che noi abbiamo prodotto, ossia la consegna dei buoni. Devo dire che il dottore Daidone ha lavorato in sinergia con i servizi sociali e l'intero staff di questo settore io lo voglio ringraziare in maniera particolare. Voglio ringraziare altresì gli altri capisettori, dal dottore Stellino all'ingegnere Sandro Bencivinni, il quale si è trovato materialmente a lavorare a distanza, ma ha assicurato i servizi essenziali che questa amministrazione ha individuato. E mi riferisco alla raccolta dei rifiuti e alle varie problematiche legate anche ai soggetti che si erano posti in quarantena, alla raccolta differenziata dei rifiuti per quel versante, ma devo dire che si è prodigato molto anche per la sanificazione del territorio, tipo quella che si farà oggi. Sono tutti atti che l'amministrazione ha prodotto grazie al valente aiuto e alla professionalità di tutti costoro. Il mio pensiero vuole essere rivolto anche ad altre istituzioni del territorio, ai parroci, a Don Vincenzo Basilicò, a Padre Manuel Mancuso, alla parrocchia di Paceco, di Dattile e della frazione di Nubbia, il ruolo essenziale della Caritas. Questi sono momenti di cui un paese deve andare fiero. Aggiungo inoltre che sento il bisogno, oltre che il dovere, di ringraziare
l'arma dei carabinieri, la stazione di Paceco, presieduta dal maresciallo Daguanno, ma anche la stazione dei carabinieri di Napola, con il suo comandante maresciallo Casagni, stazione dei carabinieri nel cui ambito territoriale ricade la nostra frazione di Dattilo. Tutti hanno reso al meglio quelle che sono le loro funzioni di vigilanza, di attenzione e di rispetto della normativa. Però il mio pensiero vuole andare altresì a tutti i medici del nostro territorio per il delicato ruolo che loro hanno svolto e che stanno svolgendo. E mi riferisco ai medici di base, ma non solo a loro, ma mi riferisco anche ai medici che lavorano nell'ambito ospedaliero. Un ringraziamento particolare va a loro e anche a tutto il personale sanitario e parasanitario, perché in questo momento difficile la loro azione è stata, oltre che delicata e rischiosa, è stata anche proficua e piena di speranza. Io nel formulare questo augurio voglio solamente per poche battute darvi alcuni dati per quanto concerne l'attività amministrativa del Comune e mi riferisco alla consegna dei buoni pasto per l'acquisto di generi alimentari. Posso dire che allo Stato abbiamo consegnato buoni per quasi 300 famiglie. È un servizio che è andato avanti al meglio, l'attività prosegue in maniera incessante, i servizi sociali stanno esaminando le ulteriori domande che sono pervenute, siamo partiti dai meno abbienti, da coloro i quali avevano perduto completamente il reddito in questi 40 giorni, per proseguire, prestando attenzione a coloro i quali, pur beneficiare di modeste pensioni sociali o di reddito di cittadinanza, avevano pure essi fatto istanza. Le istanze relative a questi soggetti sono state prese pure in considerazione e sono in consegna anche per loro ulteriori buone spese. Questi sono degli interventi sui quali noi abbiamo iniziato a puntare per alleviare il disagio della popolazione. Abbiamo ulteriori atti amministrativi che prevedono nuove forme di intervento in direzione delle famiglie disagiate. Nei prossimi giorni avremo la possibilità di mettere in atto questi provvedimenti, ma devo dire che siamo pronti ad effettuare un secondo giro per coloro i quali sono stati beneficiari di quelli buoni di cui parlavo poc'anzi, perché è possibile iniziare la seconda tornata dal 15-16 di aprile. Tutto questo, vedete, è ben poca cosa rispetto alla sofferenza, al disagio che ciascuno di voi sta vivendo. Però io ritengo che se noi riusciamo a mantenere alta l'attenzione sia riguardo alle difficoltà di tipo sociale ed economico, ma se abbiamo rispetto ed interesse alla salvaguardia della salute di ciascuno di noi, osservando quelle che sono le prescrizioni, io sono convinto che noi ce la faremo. Vedete, abbiamo fatto parecchie rinunce in questo periodo e mi riferisco a tutta una serie di eventi. Abbiamo avuto la possibilità di vivere in maniera così dolorosa la festa dell'8 marzo, la festa dell'emancipazione femminile, che è una festa di tipo mondiale, ma alla quale abbiamo dovuto dare forfè, senza trascurare i festeggiamenti religiosi, i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Io ricordo che proprio quest'anno la comunità di Dattilo aveva predisposto uno San Giuseppe ricco di eventi sotto la guida sapiente di Don Emanuel Mancuso e aveva allestito migliaia di pani per adornare gli altari in onore di San Giuseppe. Tutto questo è stato reso vano, così come tutti i riti della Settimana Santa, dalla Via Crucis di domenica scorsa, dalla processione dell'Addolorata a cui abbiamo dovuto rinunciare, alla processione dei misteri, così come la Santa Pasqua e la Pasquetta. Tutti questi eventi saranno vissuti in maniera diversa,
con grande dolore aggiungo io, però con una forte speranza che si possa uscire da questa situazione difficile. Questi sacrifici non saranno vani, poiché sono accompagnati dalla consapevolezza, dalla voglia di rialzarsi. Io quello che mi auguro è che questa Pasqua possa portare parecchia serenità. Non dico gioia perché è una parola molto impegnativa, ma dico speranza e serenità di venirne fuori. Se tutto questo accadrà, se noi questa serietà, questa compostezza riusciremo a conservarla fino in fondo, sono certo che ce la faremo. Buona Pasqua a tutti quanti. Grazie.